La pecora brianzola esiste, ce n'erano pochissimi esemplari, mi diceva il presidente qualche anno fa. Voi, presidente, sei il presidente dell'associazione, siete riusciti a salvarla, giusto? Sì. Adesso quanti, com'è la situazione, presidente, innanzitutto? Dunque, circa 15 anni fa ha rischiato l'estinzione. Ha rischiato l'estinzione perché erano solo due o tre gruppi, piccoli gruppi proprio dell'Erbese, in particolare dal comune di Proserpio. Da lì circa in totale erano 60-70 capi. Abbiamo costituito l'associazione, siamo partiti e attualmente sulle province di Monza Brianza, Lecco in particolare e Como abbiamo circa 1500 animali iscritti al registro anagrafico. Quali sono le caratteristiche? Della pecora brianzola? Che viene allevata ovviamente qua, no? Nel nostro territorio, Como Lecco, cavallo. Sì, nel triangolo esatto. Erba, Oggiono e Merate. Okay. Questa era l'areale di diffusione iniziale subito dopo la prima guerra. Cioè, quali sono mondiale. Le caratteristiche, presidente? Sono animale a grossa taglia, cioè un po' più piccola però della bergamasca, totalmente bianca, con orecchie pendenti come tutte le razze dell'arco alpino, e ha la lana estesa solamente, diciamo, nelle parti superiori, la pancia, il collo, la testa, è senza lana ma c'è solo il pelo. E sono completamente... Una caratteristica è che sono frequenti i parti gemellari e qualche volta anche trigemini e quadrigemini. Gli animali sono allevati in piccoli gruppi,